Ha ucciso il suo cane sul terrazzo di casa con una balestra, poi ha infierito sul corpo dell'animale con un coltello. Una scena di indicibile crudeltà che si è consumata sotto gli occhi di un vicino che ha chiamato la polizia. Sconcertati, non è ammissibile che succedano queste cose. È successo ad Arezzo in una palazzina di via Bologna. L'uomo, 32enne, aretino con precedenti, ha colpito con 5 colpi di balestra il cane, un Rottweiler, poi si è accanito sul corpo dell'animale con un coltello. Io prendersi quegli animali proprio penso sia una cosa, la peggior cosa, sono indifesi, poi questi danno un bene che non dà al limite una persona. All'arrivo degli agenti è apparso subito in stato confusionale. Ai poliziotti ha dichiarato di aver visto nel cane l'immagine del diavolo. Sono stati qui tutta la mattina, la polizia. Più di una pattuglia è venuta. È stato accompagnato in psichiatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dall'analisi non è risultato aver assunto alcol o droga. È stato ricoverato in attesa di ulteriori accertamenti medici. Per lui si profila la denuncia per il reato di uccisione con crudeltà di animali. Molto male. Non riesco a spiegarmi come abbiamo fatto a avere il coraggio di fare questa cosa.